Lo sapevate? Le lingue di Dragon Age sono state appositamente create da esperti. Durante lo sviluppo di Dragon Age Origins, la BioWare ha assunto un linguista che si fa chiamare Beastsurger per creare la lingua degli elfi e quella dei nani. Anche se l'uso di queste lingue è piuttosto limitato in Dragon Age Origins, queste hanno continuato ad espandersi e ad arricchirsi. A detta dello sceneggiatore Patrick Weeks, la sua collega sceneggiatrice Mary Kirby avrebbe aiutato a scrivere alcune delle frasi di elfi e cunari. Mary è un'esperta del popolo del Qun, mentre per quanto riguarda gli elfi, il maggiore esperto è David Gader. Per quanto queste lingue abbiano un lessico molto ampio, gli sceneggiatori del gioco hanno preferito che restassero in gran parte un mistero per i fan. Probabilmente per lasciare significati nascosti in alcune conversazioni in elfico. I fan hanno creato un dizionario il più completo possibile per riuscire a decifrare le frasi di ogni personaggio, ma nonostante i loro sforzi, gli sceneggiatori della BioWare cambiano spesso queste lingue, aggiungendo correzioni tramite contenuti scaricabili. Quando Dragon Age Origins venne annunciato alle 3 del 2004, era chiamato semplicemente Dragon Age ed era presentato come un fantasy dalle atmosfere dark ed eroiche. Solo nel 2008 venne aggiunto al titolo Origins. Ci vollero in totale 6 anni per sviluppare Dragon Age Origins. 3 anni furono impiegati da un piccolo team per creare il mondo del Tedas, con le sue ambientazioni, la sua storia e le sue tradizioni. Altri 3 anni vennero impiegati dal team al completo per creare il gioco vero e proprio. In confronto, Dragon Age 2 fu sviluppato in un solo anno, cosa che probabilmente influì sulla sua estensione, molto ridotta rispetto a quella di Origins. Dragon Age Inquisition doveva essere inizialmente sviluppato nell'arco di 2 anni, ma alla BioWare venne concesso un anno in più. Questo permise al team di aggiungere più queste possibilità, come le trame romantiche per Cullen e Solas. Dragon Age 2 avrebbe dovuto inizialmente chiamarsi Dragon Age Exodus e avrebbe narrato la storia che è stata invece presa come trama per Inquisition. Hawk, il protagonista di Dragon Age 2, era inizialmente un personaggio non giocabile chiamato Ulrich Van Hawk. Ulrich Van Hawk sarebbe stato un lupo mannaro o un distruttore che beveva sangue di drago per accrescere il proprio potere e che tendeva a voler leccare il sangue dalle spade. Questo spiegherebbe il segno di sangue sul viso di Hawk. Uno dei compagni di squadra di Dragon Age Inquisition è Dorian Pavus. Dorian è stato creato dall'ormai ex capo sceneggiatore David Gader, che è dichiaratamente omosessuale. Dorian è il primo compagno canonicamente gay di un gioco BioWare e può intraprendere una relazione solo con personaggi maschili. È stato anche il primo personaggio omosessuale scritto da Gader per il gioco. Riflettendo sulla creazione di Dorian, Gader ha dichiarato: «Immagino che questo aspetto di Dorian lo renderà un personaggio controverso in certi ambienti, ma sono contento di averlo inserito. Scrivere Dorian è stata un'esperienza molto personale per me, e spero che questo lo renda un personaggio ben realizzato agli occhi dei fan». Alcune esperienze negative con i fan per quanto riguarda personaggi omosessuali avevano reso Gader riluttante a scrivere Dorian. Sul suo blog spiega però il suo bisogno di creare questo personaggio. «Devo ricordarmi la verità. Ci sono persone là fuori per cui la presenza di qualsiasi contenuto a sfondo gay renderà questo il gioco gay. Ma devo ricordarmi che non è chissà cosa da includere e che si tratta di un'aggiunta davvero piccola rispetto a tutto il resto del gioco. Perciò, considerando cosa significa per quei fan che non ricevono quasi mai una simile rappresentazione, non è troppo chiedere un minimo di tolleranza e compassione da quella porzione di pubblico a cui non è indirizzato questo genere di contenuto. A causa dell'orientamento sessuale di Dorian, Dragon Age Inquisition è stato proibito in India per le leggi sull'oscenità. La BioWare aveva posto 12.212 achievements ai membri del team di sviluppo durante la creazione di Dragon Age Origins. L'obiettivo più difficile era chiamato The Bruce, ed è stato raggiunto una sola volta. Lo scopo di questo obiettivo era superare le ore di gioco mensili dell'analista addetto al controllo qualità Bruce Vennet. Per farvi un'idea, Bruce Vennet giocò un totale di 1957 ore e 55 minuti in 5.352 partite. Il presidente della BioWare provò egli stesso il gioco e riuscì ad ottenere 134 achievements per gli sviluppatori, giocando 385 ore prima che il gioco venisse rilasciato. Testare un simile gioco non era un compito semplice, dato che la BioWare voleva creare un universo sfaccettato e complesso. Ci sono più di 1600 volti, 1600 oggetti, 3200 creature o personaggi non giocabili, 5500 animazioni, 2000 modelli e oltre 5000 cutscene all'interno dei giochi fino ad oggi. Non è stato facile raggiungere simili risultati. Tutti i cunari dovrebbero avere le corna, ma i cunari in Dragon Age Origins non le avevano. Restrizioni di budget costrinsero gli sviluppatori a renderizzare i cunari senza le corna. Per rimediare, gli sceneggiatori scrissero che il personaggio cunari di Origins, Stan, era nato senza corna,
cosa che accade solo ai cunari destinati a compiere grandi opere. Spesso i cunari che vengono banditi si tagliano le corna. Questo dovrebbe giustificare l'assenza di corna anche per tutti gli altri cunari che compaiono in Origins. Nel gioco la cultura nanica ha assorbito alcune influenze da Maya e Aztechi per quanto riguarda l'architettura, che presenta forme molto geometriche e con spigoli definiti. I nani dovevano avere inizialmente un accento tedesco, che venne poi sostituito da diversi accenti nordamericani. Alistar, uno dei personaggi centrali di Dragon Age Origins, ha subito diverse modifiche durante lo sviluppo del gioco. Inizialmente doveva essere un uomo di mezza età dal capello brizzolato. L'idea venne scartata perché il personaggio doveva unirsi al party molto presto e obbedire a una recluta più giovane e con meno esperienza. Il personaggio di Alistar fu in gran parte influenzato da Xander di Buffy e Malcolm Reynolds di Firefly. L'attore che interpretava quest'ultimo doveva inizialmente essere la voce di Alistar, ma alla fine si decise di optare per un voice actor inglese. Una delle spade di Alistar, Giuramento, sembrerebbe essere un riferimento ai libri di Martin, Le cronache del ghiaccio e del fuoco. Ha lo stesso nome della spada che Jaime Lannister dà a Brienne nel libro Tempesta di spade. L'universo di Dragon Age è stato effettivamente influenzato dai libri di Martin. In un'intervista, lo sviluppatore Mike Laidlaw ha dichiarato: «Abbiamo pensato come possiamo reinventare i canoni con una sensibilità moderna, e in questo penso che Le cronache del ghiaccio e del fuoco di George R.R. Martin sia un grande esempio. Sempre più spesso si vedono queste storie fantasy moderne più cupe e un po' più spietate e inclini a far morire i personaggi, e noi abbiamo preso le stesse decisioni». Tenete a mente che questa scelta avvenne molto prima che uscisse la serie televisiva Il Trono di Spade. Perciò Dragon Age stava facendo un grande passo avanti nella tendenza «uccidi brutalmente tutti coloro che ami». L'universo di Dragon Age è ricco di riferimenti e di easter egg. In Dragon Age Inquisition è possibile trovare un giardino che fa riferimento al gioco per cellulari Plant vs. Zombies, che è sempre della EA. Nel giardino si vedono girasoli e cadaveri, e lì vicino si trova un libro che si intitola Plant vs. Corpses. In Dragon Age Inquisition si trovano anche diverse teste di Krogan appese alle pareti. Alcuni credono che ciò implichi che l'universo di Mass Effect sia lo stesso di Dragon Age. In effetti è interessante come in Mass Effect compaia un pianeta chiamato Clendagon, che somiglia molto alla luna del Tedas. È anche segnato da una sorta di squarcio lasciato da una qualche arma dal potere inimmaginabile. E gli squarci sono una componente centrale della storia di Dragon Age. In Mass Effect 2 compare la statua di un ogre di pietra nella residenza di Donovan Hoke, durante la missione per la fedeltà di Kasumi. Alcune delle voci americane di questi videogiochi compaiono in entrambe le saghe. Jennifer Hale ha prestato la voce alla versione femminile di Shepard e a Krem in Dragon Age Inquisition. Freddie Prinze Jr. è la voce di James Vega in Mass Effect 3 e del Toro di Ferro in Dragon Age. Ali Hills ha doppiato sia la dottoressa Liara Azzoni che l'esploratrice Harding. E se siete curiosi di sapere che gusto ha qualsiasi cosa nell'universo di Dragon Age, a detta di Patrick Wicks, sa tutto di cannella. Ogni volta che qualcuno mi chiede, in maniera inopportuna, il sapore di qualcosa di un videogioco, la mia risposta includerà sempre una certa dose di cannella. Anche per oggi è tutto, ma torneremo presto con altri Did You Know Gaming Ita. Quindi iscrivetevi al canale, visitate il canale originale e per altre curiosità dal mondo videoludico visitate il sito didyounogaming.com. Andaran Tishan! Nel caso non l'aveste colto, il sottotesto di questo video è «Giocate a Dragon Age, che è un gioco bello». Tra l'altro in questo momento sono tutti e tre in super sconto su Origin, quindi che so, magari potete anche permettervi di spendere 3 euro per giocare a un gioco bello, no? Se invece ci avete già giocato, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Dareth Shiral!